Immagina di avere un amico molto speciale, il tuo cagnolino Bobby che ti ama incondizionatamente. Un giorno decidi di cucinare per lui un bel piatto di spaghetti alla bolognese. Mentre lo stai preparando, tuo figlio di 5 anni ti chiede: papà, ma possiamo dare a Bobby la carne che c'è nel sugo? Tu rimani perplesso, non sai bene che cosa rispondere. Da un lato, sai che gli animali mangiano carne nella natura. Dall'altro lato, Bobby è un essere vivente che prova emozioni, proprio come te. Poi pensi: ma se io non mangerei mai Bobby, perché dovrei mangiare gli altri animali? È una domanda profonda, ragazzi, che solleva interrogativi sull'etica, sulla compassione e su cosa significhi veramente essere vegetariano o vegano. In questo video esploreremo insieme questa complessa questione in modo semplice e con esempi pratici per capire chi può mangiare le uova e cosa implica questa scelta. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come sempre sono felicissimo di avervi qui con me per condividere altre riflessioni e conoscenze sul mondo della nutrizione, dello sport e della crescita personale. Per chi non mi conosce, mi chiamo Maurizio e sono un coach delle abitudini. La mia missione è aiutare le persone a migliorare la qualità della vita attraverso consigli pratici ma scientificamente fondati su alimentazione sana, attività fisica e sviluppo personale. Oggi affronteremo un tema un po' controverso ma molto importante. Chi è vegetariano può mangiare le uova? È una domanda apparentemente semplice ma che in realtà nasconde molte sfaccettature etiche, ambientali e di stile di vita su cui vale la pena soffermarsi. Prima di iniziare vi ricordo che potete sempre lasciarmi i vostri commenti qui sotto perché sarò felice di rispondervi e di imparare anche io qualcosa di nuovo da voi. Bene, cominciamo dal principio. Cosa significa esattamente essere vegetariano? In linea generale, i vegetariani sono persone che evitano di consumare carne rossa, carne bianca e pesce. Quindi no a manzo, pollo, maiale, tonno e così via. Tuttavia, molti vegetariani includono nella loro dieta prodotti di origine animale, come uova, latte e latticini. Perché questa distinzione? Beh, proviamo a spiegarlo con una metafora. Immaginate di avere una fattoria con tante belle galline che pascolano libere nel cortile. Ogni giorno vanno a covare le loro uova in un comodo nido e voi andate delicatamente a raccogliere quelle uova senza far del male alle galline. In questo scenario non avete ucciso nessun animale per nutrirvi. Le uova sono state donate spontaneamente dalle vostre amiche pennute. Ora invece immaginate di avere un pollaio industriale con migliaia di galline ammassate in spazi angusti, forzate a produrre il massimo numero di uova possibili in condizioni terribili. Qui la situazione è ben diversa. C'è una chiara sofferenza inflitta agli animali per il nostro consumo di uova. È un processo innaturale e crudele. Come potete vedere, il consumo di uova per un vegetariano dipende molto dalle condizioni di allevamento. Ma c'è un altro fattore da considerare ed è quello ambientale. Secondo uno studio della Oxford University, l'allevamento industriale di galline ovaiole rilascia nell'atmosfera grosse quantità di ammoniaca e anidride carbonica, con un impatto ambientale enorme. Al contrario, l'allevamento su piccola scala a chilometri zero di galline ruspanti ha un'impronta ecologica molto più ridotta. Ora qualcuno di voi si starà chiedendo: ma Maurizio, tu cosa fai? Mangi le uova? Bene, lasciatemi raccontare un'esperienza personale. Quando ero piccolo, i miei nonni avevano delle galline e in estate io dovevo andare con mia nonna a prendere le uova fresche dal pollaio ogni mattina. Erano come animali domestici e venivano trattate con grande amore e rispetto. Quindi non ho mai avuto alcun problema a mangiare le loro uova. Poi, crescendo, ho iniziato a riflettere di più sulle conseguenze etiche e ambientali del consumo di prodotti di origine animale. Ho letto libri come La saggezza degli animali di Peter Wohlleben, che racconta le straordinarie capacità cognitive ed emotive del regno animale.
ho ascoltato il podcast di Colin Patrick Goodrow, un attivista dei diritti degli animali, e ho approfondito l'impatto degli allenamenti intensivi con corsi come Planetary Health di Harvard. Così sempre più convinto che gli animali siano esseri senzienti e che gli allevamenti industriali siano insostenibili, ho progressivamente eliminato non solo carne e pesce, ma ho anche ridotto notevolmente il consumo di uova e latticini dalla mia dieta, scegliendo esclusivamente uova da allevamenti rispettosi del benessere animale e formaggi con caglio vegetale o microbico. Devo ammettere che non è stato un percorso facile, richiede grande determinazione ed organizzazione per nutrirsi in modo sano ed equilibrato con pochi prodotti animali. Ma per me ormai è anche una scelta etica, oltre che salutistica. Ciò non toglie, ragazzi, che io rispetti profondamente le scelte alimentari di ognuno. Se una persona decide di essere un onnivoro consapevole, un vegetariano o un vegano, io lo appoggio pienamente, perché ogni passo nella direzione di una maggiore compassione e sostenibilità è un passo in avanti prezioso. Quindi, per riassumere e rispondere alla domanda iniziale, i vegetariani stretti, per coerenza etica, non dovrebbero mangiare le uova. Ma molti vegetariani, come me, fanno una distinzione e accettano il consumo di uova da gallina allevata in condizioni dignitose. È un compromesso personale che ognuno deve valutare per sé in base ai propri principi e valori. Non esiste, ragazzi, una risposta univoca e definitiva. E voi, ragazzi, cosa ne pensate di questa questione? Siete d'accordo che i vegetariani possano mangiare uova da allevamenti etici a chilometri zero? Oppure credete che per essere coerenti debbano rinunciare completamente a tutti i prodotti di origine animale, uova comprese? Mi piacerebbe conoscere la vostra opinione e le vostre esperienze personali su questo tema nei commenti qui sotto. C'è qualcuno tra voi che è vegetariano? Mangiate le uova? Da che tipo di allevamento provengono? Oppure siete vegani e avete deciso di eliminare qualsiasi prodotto animale? Raccontatemi le vostre storie e le vostre sfide che affrontate quotidianamente nel mangiare in modo etico e sostenibile. Sono davvero curioso di scoprire le diverse prospettive e punti di vista all'interno della nostra community. Ricordatevi, non c'è un giusto o uno sbagliato assoluto. Ciò che conta è informarsi e riflettere, prendere decisioni consapevoli in linea con i propri principi. Ed io sono qui per supportarvi e guidarvi in questo percorso. Bene, ragazzi, è giunto il momento di concludere questo video e i nostri ragionamenti su una delle domande più spinose dell'universo vegetariano. Le uova sì o le uova no? Spero che questo video vi abbia aiutato a comprendere meglio le diverse sfaccettature etiche, ambientali e di stile di vita legate al consumo di uova. Come avrete capito, non esiste una risposta univoca, ma una serie di riflessioni personali da fare rispetto ai propri valori e convinzioni. Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale, cliccando sulla campanella, così non vi perderete i prossimi contenuti. A proposito, il tema del prossimo video sarà: cosa succede se si corre troppo? Un argomento importante per tutti gli sportivi e gli amanti dell'attività fisica. Non vedo l'ora di condividere con voi tante preziose informazioni e consigli pratici. Per ora vi ringrazio di cuore per avermi dedicato ancora una volta la vostra preziosa attenzione. Continuate a seguirmi per esplorare insieme un mondo di benessere a 360 gradi tra nutrizione, sport e crescita personale. Un cammino passo dopo passo verso una vita più sana, felice e realizzata. Ragazzi, per oggi è tutto, vi mando un forte abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.